Gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo arrivati oggi, ragazzi, con il primo vlog che vi porto sul mio canale. Eh sì, ragazzi, perché fino ad oggi non ve ne ho mai portati. D'ora in poi farò un vlog al mese nel quale andrò a parlare di tutti quelli che possono essere i miglioramenti, le serie da portare sul canale, insomma i progetti futuri, eccetera, eccetera, eccetera. Ok ragazzi, allora io oggi sono qui per dirvi alcune cose. Avevo pensato di far partire questo vlog con una sigla magari mega epica, mega cazzuta o qualcosa, qualche effetto speciale, non lo so, di impatto, di effetto. Però poi mi sono detto, no vabbè, è il primo vlog, voglio semplicemente essere chiaro e diretto su tutto ciò che ho da dire a chi mi segue. Quindi ragazzi, il primo punto di cui voglio andare a parlare oggi è... Beh sì, in effetti per bene ad essere chiaro e semplice in questo primo vlog, altrimenti chissà che cosa avresti potuto combinare. Ehi, ma tu chi sei? Cosa ci fai nel mio vlog? Guarda che sto parlando con gli iscritti del canale, quindi gentilmente non disturbare e vattene. Come chi sono? Sono io, sono la parte migliore di te, quella simpatica, allegra, solare, e non quella monotona e noiosa che mi ritrovo di fronte. Sì, sì, ok, va bene, come dici tu, sei la parte migliore di me, vabbè, ok, ora vattene via però, e lasciami continuare a parlare, grazie. Sì, sì, ok, me ne vado. Spero soltanto che chi ti sta seguendo non sia veramente nei prossimi 2 minuti. Ragazzi, scusate per questa interruzione. Purtroppo, non so che dire, ragazzi, è capitata, vabbè, non era prevista. Comunque, ragazzi, ora iniziamo a parlare del vlog. Allora ragazzi, il primo punto di cui voglio andare a parlare oggi è questo. Io da gennaio 2016 porto un video fisso al giorno. E per cercare di diversificarmi dagli altri canali che portano gameplay come il mio, avevo pensato di portare tanti gameplay di giochi diversi. Quindi ho portato Black Ops 3, Star Wars Battlefront, ho portato WWE 2K16, ho portato Formula 1 2015, ovviamente FIFA e PES, ho portato The Division, ho portato Rainbow Six Siege e ora non so, non mi vengono in mente altri titoli, I Cavalieri dello Zodiaco, Soldier Soul, veramente ragazzi ho portato tantissimi titoli. Mi sono reso conto però con andare avanti dei mesi, sono 3 mesi più o meno, che gli iscritti aumentano ma le visual no, e mi sono chiesto come mai. Allora la mia risposta è stata questa: sicuramente il fatto che io porto molti gameplay porta il pubblico che segue il mio canale a non essere un pubblico ben delineato, non essere un pubblico fisso, perché magari una persona che mi segue per vedere, per dirvi, la Formula 1 aspetta veramente, io la Formula 1 la porto una volta, una tanto, aspetta veramente tanto tempo per vedere un altro video di Formula 1, vi faccio un esempio. Oppure la stessa cosa si può dire per GTA 5, chi mi segue per GTA 5 vede un video ogni tanto, stessa cosa può essere detta per Black Ops 3. Quindi tutto questo, ragazzi, mi porta a non avere un pubblico fisso, non avendo appunto un target fisso sul mio canale. Per questo, ragazzi, ho deciso di passare da fare un video alla settimana a farne 3-4 al giorno massimo. Quindi, ragazzi, poi siete voi magari scrivendomi sotto nei commenti a dirmi se avete 3-4. Sicuramente i giochi che porterò sono FIFA e PES, perché sono, prima di tutto, piacciono moltissimo a me e seconda cosa vedo che sono molto seguiti. E poi avevo pensato di fare magari un video casual, nel senso una settimana porto GTA, una settimana porto la Formula 1, una settimana porto il wrestling. Almeno ragazzi, così chi mi segue avrà una tabella di marcia fissa e saprà benissimo quello che potrà trovare, vedere sul mio canale. Ora capisco anche perché gli altri canali di gameplay più o meno adottano anche questa tattica, ora lo sto capendo. Quindi ragazzi, il primo punto importante è questo: passeremo da un video a settimana ai 3, massimo 4 alla settimana. Poi voi scrivetemi sotto se ne volete 3 o se ne volete 4. Fatemelo sapere, mi raccomando. Cosa? Vuoi fare 4 video alla settimana? No. Già 3 sono fin troppi e rischi di scocciare. Ora figuriamoci 4. Per piacere risparmiarci, eh? Guarda che sto parlando con i miei amici gamers a casa, non mi disturbare. E poi non penso che i miei video diano così tanto fastidio o che scoccino così tanto. Cioè nessuno mi seguirebbe. E non sarebbero neanche guardando questo vlog. Hai capito? Guarda, invece io dico di sì. Ragazzi, scusate, io non so veramente che dire per questa interruzione. È meglio se andiamo avanti, va, passiamo al prossimo punto. Ok ragazzi, allora, un altro punto di cui voglio andare a parlare è il fatto che mi sono iscritto a un network. A voi ovviamente tutto questo non interessa, il motivo per il quale ve lo dico è un altro.
ossia che da quando mi sono iscritto ad un network ho la possibilità finalmente di programmare l'orario nel quale far uscire i video. Quindi vi volevo avvisare, visto che su banner non è ancora scritto, che i video usciranno o se li porto ogni giorno, quando poi inizio a portare 3-4 volte a settimana, comunque usciranno sempre alle 14. Quindi segnatevi questo orario. Un discorso invece diverso riguarda i walkthrough. I walkthrough, ragazzi, li fa uscire ogni giorno alle 19. Quindi i giochi walkthrough escono dal discorso 3 video alla settimana, quello riguarda, diciamo, le serie in generale, mentre i walkthrough in qualsiasi gioco vi porto verrà fatto uscire ogni giorno alle 19. Quindi segnate gli orari: 14 giochi normali, 19 per i walkthrough. Ok ragazzi, detto questo, arriviamo al momento, alla cosa più importante che vi volevo dire in questo vlog. Ossia ragazzi, sta per arrivare un contest, il primo contest ufficiale sul mio, sulla mia pagina, sul mio canale YouTube. Chi mi segue già da tempo anche su Facebook sa benissimo che ho già portato lì un paio di contest, però riguardanti appunto la pagina Facebook. Invece questo contest riguarda proprio il canale YouTube. Però ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti lasciate un mi piace alla pagina Facebook, perché io poi farò un video apposito sul contest che verrà pubblicato sia qui sul canale ma anche appunto sulla mia pagina Facebook, nel quale scriverò anche le istruzioni per partecipare, che non sarà nulla di complicato, nulla di difficile. Vi voglio però subito anticipare una cosa: per partecipare all'estrazione finale del contest è molto importante essere utenti attivi del mio canale. Quindi non basta iscriversi, ma dovete essere attivi, nel senso dovete commentare, se lasciate un like o un dislike scrivermi, perché insomma ragazzi, voglio che diventiate partecipi alla community del canale, quindi che mi seguiate in tutto e per tutto e non solo iscrivendovi al canale. Quindi ragazzi, questo ve lo dico già da ora: solo chi poi tramite un'app apposita vedrò che sta con un utente attivo, che ha lasciato commenti eccetera eccetera, verrà inserito nel sorteggio finale. Ok, questo ci tenevo a dirvelo. È per questo che ad oggi non vi posso dire una data nel quale verrà effettuato il contest, perché vi darò prima il tempo di diventare appunto utenti attivi sul canale e poi comunicherò la data sempre su Facebook. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace alla pagina Facebook qui sotto. Cosa farai in contest? Veramente, allora qualcosa di buono in quella testa marcia che ti trovi l'hai pensata? Sì, un contest. Ho pensato di fare un contest per tutti loro, ma comunque tu non puoi partecipare. Perché no? Perché no? Sei iscritto al canale? Vabbè, ma io sono l'altra parte di te, che significa? Come faccio a iscrivermi? Non me ne frega nulla della motivazione, non puoi partecipare, punto, e basta. Ora lasciami finire, grazie. Ah, sei totalmente ingiusto. Ragazzi, scusate, veramente non so che dirvi per queste interruzioni non previste. Mi scuso con tutti quanti voi. Che ragazzi, andiamo avanti con il vlog, sperando di riuscirlo a finire in santa pace. Ragazzi, un altro punto, l'ultimo punto di cui voglio parlarvi in questo vlog, riguarda i miei progetti futuri sul canale. Allora ragazzi, non farò progetti a lungo termine, ma farò solamente progetti a breve termine e che poi andrò a sviluppare mese per mese con i vari vlog insieme a voi. Perché ovviamente il canale, ragazzi, non è fatto soltanto da me, ma è fatto da me e con tutti voi che mi seguite. Quindi faremo insieme i progetti futuri, mi baserò molto sui vostri commenti per come poi mandare avanti il canale. Io quello che vi posso dire ad ora è che come progetto futuro ho sicuramente l'idea di portare sul canale Uncharted 4, una grandissima esclusiva, e di fare il walkthrough. Quindi ragazzi, quello lo troverete poi ogni giorno, come vi ho detto prima, alle 19. E, ragazzi, un altro progetto che ho nell'immediato, fatemi sapere se vi può interessare, è quello di portare anche i video su giochi per smartphone e tablet. Quindi ragazzi, se volete il blasonatissimo Clash of Royale vi porto quello, o altrimenti potrei portare giochi un po' meno conosciuti, un po' meno magari blasonati su YouTube, che non sono portati dai grandi canali, ma che comunque hanno un loro perché e quindi meritano di essere comunque provati e giocati. Quindi poi ragazzi, devo vedere se fare una vera e propria specie di rubrica nel quale vi vado a consigliare dei giochi, oppure se portare altri titoli alternativi, o se volete Clash of Royale, per dirvi che vi porto Clash of Royale, non è un problema, anche perché non l'ho mai provato e vi dico la verità, mi incuriosirebbe provare questo Clash of Royale, vedere almeno com'è, visto che vedo che è molto diffuso nel mondo, insomma, di YouTube. Quindi ragazzi, anche qui dovete farmi sapere voi. Ok ragazzi, allora, per questo vlog è tutto, io ho concluso qui. Vi volevo dire una cosa prima di salutarvi.
Se avete qualche domanda da farmi, tipo come è nato il canale, o per dirvi perché proprio il nome Giochi Next Gen, oppure qual è stata la mia prima console, quali sono i miei titoli preferiti, qual è stata la mia storia videoludica, non so ragazzi, se volete farmi domande in genere per conoscermi meglio, così magari iniziamo a creare anche una specie di rapporto di amicizia virtuale, visto che non può essere reale, ragazzi io vi lascio qui sotto, dovete scrivere l'hashtag FAQ, che apparirà presumo qui tra le mie mani, o comunque da qualche parte nello schermo, comunque l'hashtag FAQ. Quindi ragazzi, hashtag FAQ e fatemi la vostra domanda, e io poi vi andrò a rispondere nel vlog di maggio. Con questo vi saluto. Ragazzi, se volete vedermi anche nel prossimo vlog, mi raccomando scrivetelo sotto nei commenti, così ci sarò anch'io. Vattene! Ragazzi, vi prego, non scrivete, non commentate nulla, lasciatelo perdere, così nel prossimo vlog non ce lo troviamo più davanti alle scatole, ok? Quindi fate finta di nulla. Ok ragazzi, con questo ho veramente concluso. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i miei contatti Facebook, mi raccomando lasciate il mi piace anche per il contest, poi Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram, sempre con Giochi Next Gen o chiocciola Giochi Next Gen. Ragazzi, vi invito, vi ricordo di commentare con l'hashtag FAQ, facciamo così, scritto proprio così. Ok ragazzi, ora vi saluto. Qui Dungeon Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao gamers!